Quando si danno informazioni generate dal poco che si sa sul virus, si rischia di causare delle incomprensioni, degli screzi e profonde antipatie. Mi riferisco al fatto che penso che più avanti ci sarà molta antipatia nei nostri confronti italiani, nei confronti chiaramente dei cinesi. Verremo additati come le persone che hanno contagiato il mondo. In realtà molti di noi sappiamo che non è così, però quando succederà, e succederà, perché tanta ignoranza c'è. Lo vediamo anche noi italiani, abbiamo picchiato qualche cinese, lo vediamo dei francesi, ci hanno preso in giro nelle pizze, no? Quindi sicuramente ci sarà questo senso di dare la colpa a chi. In realtà, perché questo? Perché l'informazione che è stata data e che viene data comunque è sempre leggermente sbagliata, perché è stata data con poche informazioni alla base, a mio parere, chiaramente. Il problema è che questa caccia a chi ha dato il virus, a chi ha iniziato a contagiare, alla fonte, in poche parole, per me è un po' sciocca. In realtà, noi viviamo con i virus e con i batteri che ci sono in giro, quindi i batteri o i virus crescono, non sono uno scienziato, ma si capisce, io mi baso sempre sull'essere umano, crescono in base a un momento ottimale, quindi nel periodo climatico, in un periodo di come si mangia, non lo so, comunque questi virus hanno trovato in noi la serra per essere coltivati, quindi secondo me non esiste la Cina come portatore di virus, esiste il virus in sé che ha usato noi umani e ce ne stiamo accorgendo. Però il problema è quello lì, verremo visti come persone antipatiche, per non dire altri aggettivi, questo mi sembra chiaro. L'altro punto è proprio per questo, per colpa di queste poche informazioni che si danno e per il metodo, che ormai lo sappiamo tutti che i tamponi si devono fare, perché effettivamente che dati hai se lo fai un po' qui e un po' là e poi magari qualcuno è morto per colpa del coronavirus oppure... Lo è, non lo so, e non viene fatto il tampone. Questo si sta vedendo in televisione e anche in internet, che questo tipo di mancanze, tra virgolette, lo capisco che non si può fare, insomma è difficilissimo, è quasi impossibile, però porta sempre a un errore di pensiero sui nostri confronti, nel modo di vivere e nel modo che abbiamo a che fare con la gente. Quindi dare informazioni di una mappatura fatta in questo modo porta tanti svantaggi. Mi ricordo le prime notizie che dicevano sui giornali o anche sulle televisioni, addirittura dicevano che hanno chiamato Covid-19 per non offendere il popolo, non neanche offendere, per non portare che questa malattia fosse stata diffusa dalla Cina. Ma che cazzo di notizia è? È la stessa cosa anche qui, ho le stesse notizie prima che uscivano, venivano solo fuori i morti, contagiati e morti. Poi piano piano ci sono accorti che queste cose sono un pochettino sbagliate e la notizia è diventata un po' più aperta, quindi aperta. Quindi alla fine cosa è venuto fuori? Che ci sono anche i guariti, ci sono anche quelli che iniziano ad essere più stabili e via dicendo. Quindi un'informazione più generale. In questo modo, più generalizzata no, ma più puntigliosa, secondo me bisognerebbe anche spingersi più a fondo. E beh, comunque i giornalisti bisogna trovare più da dire, però andare un po' più a fondo e non cercare di ragionare solo come noi popoli.